Fate silenzio. Ascoltate il vento. Il vento vi porterà al tempo delle cattedrali. Con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e dove vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura dell'accoglienza per i miei ragazzi. Grazie, è stato un onore per me rientrare dopo tanti anni in questo teatro. Devo dire la verità, Monte Giorgio nei miei confronti nei tempi passati è stato sempre molto ospitale, e per poi rientrare in questo teatro, rivederlo restaurato, rivederlo che riprende vita, è veramente un'emozione grande. Vi ringrazio per i miei ragazzi, voglio un applauso doppio per i miei ragazzi, perché devo dire che i miei ragazzi, ripeto, i miei ragazzi. E con i miei ragazzi ci metto loro che sono sul palcoscenico, ma ci metto anche tutta la gente che è intorno a noi, che è Giacomo, il nostro falegname, Paolo, la nostra spalla sostenitrice, monta smonta, il mio service, che sono i miei angeli custodi, la mia Carolina, che è una sostenitrice forte e donna, e mi ricordo a posto mio, e sono stata dritta su questo. Poi voglio ringraziare anche i miei ragazzi per il semplice motivo che dovete pensare una cosa: loro prima di venire in palcoscenico oggi e ieri hanno montato, per cui lavorano, non abbiamo altre persone oltre che noi che ci aiutiamo, non c'entra niente, non ci fa neanche da sponsor. Adesso vorrei un attimo, noi abbiamo una nostra chicca, che è fare un service con voi, un selfie con voi. Oggi non è zeccona, scusate, e quindi le bambole sono tutte le mie. È bella l'emozione. Per cui 5 minuti, se vi alzate insieme a noi, noi ci giriamo, ci accucciamo e qualcuno ci fa grazie. Abbiamo anche il fotografo.